Manipulation! Ecco cos'è che si sente dire di solito quando Bitcoin fa un movimento strano. Ma quanto c'è di vero in tutto ciò? È realmente manipolato il mercato di Bitcoin o è soltanto una scusa? In che cosa consiste ciò che tutti chiamano manipolazione nella realtà? E soprattutto, c'è un modo per proteggersi e non cadere vittima di queste trappole e falsi movimenti? Vi avverto che quello che dirò oggi potrà sembrare estremamente scomodo, perché psicologicamente è molto più facile urlare la manipolazione piuttosto che ammettere i propri errori. Ma oggi voglio cercare insieme a voi di analizzare questa situazione con estrema razionalità, quindi spero che mi seguiate. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ve lo potete scordare che salto questa frase di rito, l'ho solo posticipato un po', sto sperimentando insomma. Oggi, come vi stavo spiegando fino a poco fa, parliamo di manipolazione, di tutto ciò che etichettiamo come manipolazione. Falsi break, falsi movimenti, bull trap, bear trap, falsi range, insomma tutto quello che non ci piace, quei movimenti che non riusciamo a comprendere, a gestire e magari ci fanno scattare gli stop loss, ci fanno incazzare e quindi noi urliamo alla manipolazione. Questo è da un lato un processo di deresponsabilizzazione che fa molto male al trader e quindi vorrei insomma insistere molto su questo punto, cercando di andare a capire dove sbagliamo noi trader sull'operatività in queste situazioni e soprattutto quello che è un processo distruttivo, ovvero quello di urlare alla manipolazione anziché cercare di capire dove abbiamo sbagliato e non rifarlo più. In secondo luogo voglio spiegarvi come si originano queste manipolazioni e in realtà in che cosa consistono. Non sono complotti strani, ma sono cose estremamente tecniche e tra poco ve le spiegherò. Inoltre, ovviamente, cerchiamo di capire come fare, è veramente semplice, vedrete, a non cadere vittima, o meglio, a minimizzare la possibilità di cadere vittima di questi strani movimenti, strane turbolenze, con la nostra operatività. Se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like anche a questo video che mi incentivate tantissimo e mi motivate a continuare a produrre contenuti di qualità. Iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina, mi raccomando, per essere sempre sul pezzo e non perdervi nemmeno un nuovo video non appena esce. Infine seguitemi sugli altri canali social, trovate tutti i link in descrizione. Ora andiamo a vedere che cos'è questa manipulation, seguitemi. Questo è il grafico di Bitcoin e come vedete ci sono tantissimi movimenti, tra virgolette, anomali all'apparenza. Alla fine di questo video spero di avervi convinto che quelle che ci sembrano anomalie in realtà sono cose del tutto normali. Cosa intendiamo per, tra virgolette, anomalie? Allora, ad esempio, queste shadows molto lunghe, candele che vanno a bucare dei livelli importanti e poi vengono immediatamente riassorbiti, come per dirci, farci sembrare che stia partendo un trend e poi subito negare questo fatto. Anche qua, livelli importanti bucati, subito riassorbiti, dei range sottilissimi nei quali ci compattiamo per tantissimo tempo, buchiamo un'estremità, ritorniamo dentro, poi buchiamo l'altra estremità e ritorniamo dentro. Un po' come a voler far impazzire i retail trader che siamo noi pesci piccoli. Cerchiamo di fare un po' il punto della situazione e capire innanzitutto da cosa si originano questi movimenti e qual è il loro perché. Dobbiamo fare una distinzione innanzitutto tra retail traders e trader istituzionali, tra virgolette. Retail traders siamo noi pesci piccoli che operiamo in un certo modo, guardiamo i setup, seguiamo i trend, cerchiamo delle situazioni insomma in cui accumulare e holdiamo nel tempo, eccetera eccetera. E poi invece ci sono gli istituzionali grandi capitali, la differenza è quella nell'entità del capitale. Noi magari abbiamo 1000, 10.000, 50.000, 100.000 dollari da muovere alla volta, loro hanno 10, 100 milioni, un miliardo magari da muovere alla volta e quindi ci sono necessità estremamente differenti e modi di operare di conseguenza estremamente differenti. Capite bene che se facciamo un ordine a mercato, che acquisto o vendita sia, dei nostri 20.000, 30.000 dollari che possano essere, cosa succede al prezzo? Nulla, non cambia, perché comunque non andiamo a svuotare l'order book a sufficienza. E al contrario, se facciamo un ordine a mercato di 500 milioni,
cosa pensate che succeda? Succede che il prezzo muove in maniera estremamente repentina. Il fatto che il mercato di Bitcoin è molto illiquido, nel senso che ci sono volumi minori, ci sono order book molto più vuoti rispetto alle controparti tradizionali come possono essere l'azionario, il forex, le materie prime, insomma tutti quei mercati finanziari che vedono muovere trilioni, decine, centinaia di trilioni al giorno, capite che c'è una differenza di notevoli ordini di grandezza, diversi ordini di grandezza sui volumi scambiati e sulla liquidità. Pertanto, su Bitcoin questa situazione si esaspera un po', proprio a causa della sua illiquidità. Già nei mercati tradizionali, attenzione, questo fenomeno esiste e non è manipolazione intesa come un complotto strano per andare ad abbattere o pompare i prezzi alle stelle, ma è semplicemente il frutto di un modo diverso di operare che adesso cercherò di spiegarvi. Noi retail, come vi dicevo, siamo un po' in preda a questi movimenti che vengono generati proprio perché gli investitori istituzionali hanno bisogno di liquidità. Devono andare a creare liquidità al fine di poter eseguire i loro ordini con il minor slippage possibile. Lo slippage è proprio la variazione di prezzo impressa da un ordine molto grande. Se io vado ad acquistare $1 miliardo di Bitcoin in una botta sola, vedreste una candelona verde gigantesca che va a svuotare l'order book dell'offerta fino ad arrivare a riempire tutto il miliardo. Capite che succede un pandemonio. E io non voglio che succeda, perché? Perché magari i primi 2 milioni li acquisto a un prezzo ragionevole, poi inizia a salire, 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 io acquisto a un prezzo sempre più alto, perché io stesso sto andando a erodere l'order book. Questo miliardo mi conviene molto di più distribuirlo, quindi acquistare un po' di volte in tempi dilazionati, piuttosto che fare degli acquisti localizzati, ma dove c'è tantissima liquidità in vendita dalla quale io acquisto. Ok, spero di avervi già lanciato la pulce nell'orecchio, proprio perché il primo caso, ovvero il fatto di acquistare in maniera dilazionata, è semplicemente quella che viene definita accumulazione, ovvero io vado a cercare di operare nei range, nei movimenti orizzontali, andando ad acquistare appunto in maniera distribuita nel tempo. Acquisto un po' qua, un po' qua, un po' qua, continuo un po' alla volta con piccole dosi, piccole quantità. Questa non a caso, tra l'altro, i movimenti laterali tra due impulsi rialzisti si chiamano accumulazione e quelli tra due impulsi ribassisti si chiamano distribuzione, proprio perché nel primo caso i grossi capitali, gli istituzionali, chiamiamoli così, vanno a fare tanti acquisti, quindi accumulano nelle loro tasche, appunto andando ad acquistare poi spesso anche dai retail, quindi i retail magari vendono e loro accumulano a loro vantaggio. Dopodiché parte il movimento rialzista, che magari è aiutato proprio da dei grossi acquisti che fanno loro. Al contrario, la lateralizzazione tra due movimenti ribassisti viene chiamata distribuzione proprio perché sono loro che fanno tante vendite distribuite nel tempo a chi acquista da loro e quindi loro distribuiscono. Vedete? Già in questo si capisce come sono loro a muovere il mercato, a creare questi trend, a creare i movimenti, a creare le situazioni. Il secondo modo, ovvero il creare liquidità, quello che viene definito in inglese engineering liquidity, significa andare a operare in prossimità di livelli chiave. Quindi ad esempio, vedete, qua c'è stato questo livello chiave intorno agli 8.000, che ha fatto un assorbimento. Dopodiché, vedete, andando a spingere il prezzo in questa prossimità e bucandolo a ribasso, si sa già che qua sotto si va a ingegnerizzare per l'appunto la liquidità di chi ha messo gli stop loss sotto a questo minimo. Sono prevedibili e per questo caso, per questo motivo, andare a portare il prezzo qui sotto si sa già che fa scattare degli ordini in vendita dai quali io potrò acquistare anche in grandi quantità senza slippage. Ed è il motivo per cui, ad esempio, questa candela oraria ha un volume di 743 milioni. Capite? 743 milioni senza muovere il prezzo, quasi, ok? Quindi questa è una cosa importantissima. L'operatività di un grosso capitale si basa su queste cose qui. Non è un'eccezione, un'anomalia, ma è la regola. Capite che dobbiamo aspettarci e fare i conti con queste situazioni. Ma perché? Non è che, come vi dicevo, sono strane manipolazioni o chissà che cosa. È il funzionamento del mercato. Il mercato senza i grossi e i piccoli capitali non funzionerebbe, o meglio, funzionerebbe in maniera diversa. Ma la realtà dei fatti è questa. Quindi noi ciò che possiamo fare è accettarla e soprattutto operare di conseguenza.
Quindi cosa possiamo fare noi per evitare queste situazioni? Innanzitutto individuarle. Quindi quando vediamo stop prevedibili piuttosto che range laterali molto duraturi e magari compatti, proprio stati che sono stati creati allo scopo di spillare liquidità ai retail, è meglio non operare, lasciare perdere, proprio perché altrimenti andiamo a dare in pasto davvero i nostri fondi, la nostra liquidità a chi ne ha bisogno e a chi ce la va a far scattare volutamente. Se addirittura si vuole provare, perché è difficile anche lì e dovrete fare i conti con un win rate discretamente basso, però sono trades interessanti. Se si vuole provare, dicevo, a sfruttare a proprio piacimento, a proprio diciamo così vantaggio l'attività dei capitali istituzionali, che in alcuni punti lasciano proprio una firma, come ad esempio nel momento in cui si hanno certi movimenti e certi volumi in prossimità di livelli chiave, ho dedicato due video all'operatività di questo tipo. Uno tratta il cosiddetto failure swing pattern, che è un pattern di appunto swing fallito, nel senso di cercare di andare a creare un nuovo massimo, un minimo sopra o sotto un livello chiave assorbito durante la candela stessa o poco dopo. E quella è un'interessantissima operatività che si standardizza e ci si può creare un setup intorno. La seconda cosa è proprio l'operatività sui falsi break. Vi lascio i video qua nei link, insomma nella scheda in alto a destra. Se cliccate lo potete andare a vedere. Quindi la soluzione migliore, a mio parere, più alla portata di tutti, è la più semplice anche: alzare il time frame. Se io guardo l'intraday, vedo una quantità industriale di spikes, di BART, di falsi break subito assorbiti, candele che vanno in una direzione, mi fanno pensare che sia innescato un trend e poi subito vengono assorbite e si va nella direzione opposta, permanenze nei range per tempi spropositati, con nel frattempo appunto false rotture da entrambi i lati, e uno non sa più cosa pensare, alla fine si allontana, rendendo il mercato sempre più illiquido, perché poi nei range diventa un ciclo, il mercato diventa molto più illiquido perché saltano gli stop da una parte, saltano gli stop dall'altra, e alla fine i trader si incazzano, i retail si incazzano, urlano alla manipolazione e se ne vanno via e aspettano, e quindi diventa ancora più illiquido e c'è ancora più necessità di fare così, fin tanto che la situazione diventa non più tollerabile e sono costretti appunto a innescare un movimento che poi viene realmente partecipato. Sull'intraday, se io voglio operare, se voglio fare trading, devo tenere in considerazione i falsi movimenti. Fanno parte del gioco, non sono l'eccezione, ma sono la regola. Cioè, sono di una frequenza pazzesca, quindi quando vado a mettere lo stop, quando mi salta lo stop, devo fare i conti con la realtà. Quindi non devo urlare alla manipolazione, incazzarmi, perché non mi porta niente in tasca. Devo semplicemente prendere atto del fatto che il mercato funziona così, sui time frames bassi, quindi avrò una win rate più bassa, dovrò stare attento e cercare di far sì che quei trade che mi vanno a segno mi profittino il più possibile, tutti questi ragionamenti di questo tipo. Se non sono pronto a lavorare in questa maniera, se sono uno che si incazza quando gli saltano gli stop loss, se sono uno molto emotivo, fidatevi, abbandonate completamente l'intraday, ma vuol dire non guardatelo neanche, non fatevi tentare dall'idea di guardare cosa succede sull'orario, no, andate a prendere il time frame giornaliero, laddove tutto quello che era rumore sull'intraday diventa una situazione molto più pulita, ci sono i trend che si muovono in maniera più fluida, ci sono movimenti più ragionevoli, ok? Vedete anche gli ultimi giorni? Cosa sono sul time frame giornaliero? Quello che sul time frame orario sembrava una roba spezzata senza senso, sul time frame giornaliero assume tantissimo senso, è semplicemente un canale di storno dopo un pump fuori di testa. Ok? Quindi ci sono anche qui, come ad esempio poco fa è accaduto, i falsi movimenti, però fidatevi, ci sono con una frequenza incredibilmente minore, quindi vi incazzerete molto meno se siete fatti in questo modo. La cosa importante da tenere a mente è questa, è una regola il fatto che il capitale istituzionale lavora in una maniera diversa, è costretto a fare così per cercare di profittare al massimo. La vogliamo chiamare manipolazione? Chiamiamola manipolazione, perché magari in un certo caso lo è anche, però non bisogna darci contro, perché è il modo in cui il mercato funziona. Cosa ne pensate? Vi siete trovati spesso di fronte a questi falsi movimenti? Voi operate nell'intraday? Voi operate nel daily, insomma, ditemi un po' quello che ne pensate dell'argomento nei commenti qua sotto e ne discutiamo. Ragazzi, alla prossima!